L'educandato San Benedetto di Montagnana festeggerà nel 2011 il bicentenario della fondazione. L'Unità d'Italia, sempre nel 2011, festeggerà 150 anni dalla riunificazione sotto uno stesso governo della penisola. È nato 50 anni prima dell'Italia unificata, fondato in epoca napoleonica come istituto di educazione femminile. Ma le iniziative programmate per il bicentenario sono iniziate nell'ottobre di quest'anno con un convegno di alto livello. Lo introduce Antonietta Scapin, presidente della locale sezione di Italia Nostra e componente del comitato organizzatore, nonché moderatrice del convegno. Il programma credo sia davvero significativo e degno di nota. Per il mese di dicembre ci sarà un momento musicale di grande profilo rivolto a tutta la collettività. Verso il 16 di marzo ci sarà l'inaugurazione della mostra, documenti, fotografie, libri, attestati e quant'altro che verranno posti in mostra. Sempre nello stesso giorno ci sarà la presentazione della ripubblicazione del libro storico già stampato quando questo stesso educandato ha celebrato i suoi 150 anni. Per settembre è prevista una grande adunata con l'invito a tutti gli ex alunni del San Benedetto per concludere nell'ottobre 2011 con un convegno nazionale. Quest'anno noi celebriamo il 150esimo anniversario dell'Unità d'Italia. L'educandato statale San Benedetto in Montagnana compie 200 anni nel 2011, un anniversario per noi importante, per la società civile, ma soprattutto per la grandissima popolazione di studenti, di insegnanti che sono una risorsa, una grande ricchezza per Montagnana. Come Comune di Montagnana, come assessorato all'istruzione, abbiamo l'orgoglio di far parte di questo comitato per onorare al meglio questo anniversario e per rilanciare quell'immagine mai sbiadita ma sempre gloriosa della nostra tradizione scolastica e della nostra tradizione di istruzione e di educazione per i nostri giovani. Da buon storico, Alberto Costantini, insegnante di lettere e storia all'educandato, ripercorre la storia dall'antico istituto di educazione femminile al moderno istituto di formazione a 360 gradi. La storia del San Benedetto vede diversi momenti. C'è il momento della presenza religiosa che si esaurisce quando il collegio diventa laico. Dopodiché rappresenta un punto di forza proprio di un'istruzione di tipo non più affidato a religiosi, suore, eccetera, ma affidato a personale laico. Con il Novecento comincia ad assumere un'altra funzione, ad esempio era l'unico istituto superiore del territorio montagnanese, quindi si apre agli esterni e direi che proprio la storia del San Benedetto è una storia di una progressiva democratizzazione dell'istituzione, se così mi posso esprimere. Credo che sia la chiave di lettura che ci può condurre dal periodo di Napoleone fino ai giorni nostri. Alessandro Giacomelli, presidente del Consiglio di Amministrazione e del Comitato Organizzatore, offre uno spaccato della modernità dell'educandato, modernità sempre in itinere. È cresciuto ed è evoluto in maniera straordinaria, adeguandosi soprattutto sempre ai tempi. Quello che ho potuto dire in quella mia introduzione è che come si presenti oggi, dopo 200 anni, in piena efficienza, assolutamente al passo coi tempi, sia nel campo dell'insegnamento, della didattica, della strumentazione, delle strutture, e anzi con la piena volontà di innovarsi all'inizio del nuovo centenario per aprirsi ancora di più verso il territorio, verso la cittadinanza e verso il mondo del lavoro. La scuola del 1800 era completamente diversa dai giorni nostri, però la struttura ha sempre saputo adattarsi, è chiaro, in 200 anni si trasforma, ma sa adattarsi ancora adesso perché le novità, ecco, continuano ad esserci e quindi noi siamo una struttura certamente che arriva dal passato, ma che è presente e proiettata nel futuro, pronta a cogliere il meglio dei cambiamenti. Infine, dulcis in fundo, abbiamo lasciato spazio alla conferenza storica del rettore dell'Università Patavina, Gilberto Muraro, che ha ripercorso la storia dell'Unità d'Italia, considerata nell'ottica di convinto sostenitore del federalismo. Un federalismo non scissionista, ma dei personaggi del Risorgimento come Cattaneo, dei padri della patria, e positivo quello che ha citato,
ovvero di un'autonomia responsabile delle regioni, come ad esempio quello degli Stati Uniti o quello della Germania, che hanno consentito di crescere ad entrambe le nazioni. Il programma di celebrazioni del bicentenario è appena iniziato. Siamo al prologo.